In questo caso mi trovo a fare il curatore, che non è una parola che mi piace. Di solito mi faccio chiamare allenatore. È un po' di anni che ormai pratico questa disciplina che è la curatela, qualcosa di molto legato alla semantica, essenzialmente. Per questo progetto di N-Boy ci sono qui in questo ruolo. Tutto parte dalla fascinazione che ho avuto per N-Boy. Quest'anno al simposio di pittura che ho curato alla Fondazione Lac aux Lemons ci siamo conosciuti e l'ho visto lavorare e mi è scattato insomma questa voglia o desiderio di fare delle cose con lui. Ho avuto questa visione di Toast costumizzato, la facciata di N-Boy. Poi Stefano mi ha chiamato per dirmi che facciamo. Abbiamo idee, cose nuove da proporre per Toast. E l'idea dell'etichetta è stata partorita da N e insieme abbiamo iniziato a lavorare sulla tematica. Siamo arrivati alla conclusione che volevamo qualcosa di musicalmente legato all'erotismo, al soft porno, a tutta una dimensione più televisiva degli anni 70. Ma non c'è niente di più reale del finto. Per me è veramente una questione abbastanza assodata. Il concetto della finzione è qualcosa di superato, perché esiste ancora maggiormente. Finché la racconti una cosa, la metti in bocca, vuol dire che esiste. Non so quanto bisogna neanche parlare di finzione, perché esiste, cioè adesso c'è. È palesemente qui in questo momento, no? Cioè, si è materializzata. Quindi anche il pubblico che verrà, non so se addetti ai lavori o meno, della musica o dell'arte o gente normale, la cassiera del supermercato, alla fine è qui, è presente, non è finto, non c'è niente di finto. Mi considero un pittore, anche se da anni utilizzo liberamente anche tutti gli altri linguaggi, senza problemi, diciamo, senza pormi limiti o etichettature. Beh, l'idea di Faccia Toast Records è nata da un ping pong tra me e Luigi, in cui ci siamo scambiati vari stimoli, varie idee, molto liberamente sulla mostra. Da anni già dipingevo sulle copertine dei dischi, ma mai avevo avuto l'opportunità di raccogliere questi dipinti in un unico progetto con la fondazione di una vera e propria etichetta. Luigi è riuscito a dargli una declinazione che mi è piaciuta molto, mi ha detto che notava una sorta di erotismo nel mio lavoro ed era una cosa a cui personalmente non avevo mai pensato. Mi ha colpito e mi ha stimolato a dare quel taglio all'etichetta, quindi a focalizzarla su colonne sonore di musiche di film erotici, commedia erotica all'italiana, tutto quel mondo un po' segreto dell'adolescenza, dei film sui canali secondari. E quindi anche dal punto di vista musicale la ricerca che ho fatto è stata quella di tentare di trovare delle canzoni che corrispondessero a questo immaginario. Anche l'idea del faccione fuori sulla parete esterna di Toast è venuta da Luigi. Anche quella mi è piaciuta molto e poi l'ho declinata a modo mio trasformandolo nel logo di Faccia Toast. Anche lo stesso nome Faccia Toast è venuto proprio da conversazioni anche scherzose, anche molto informali tra me e Luigi. Il periodo di ricerca è durato un mese, da quando abbiamo definito l'idea è stato tutto abbastanza breve e tenso, nell'arco di qualche giorno, e poi è cominciata la ricerca della musica, la costruzione del logo, che appunto ha effettivamente costruito l'identità di un'etichetta, sia dal punto di vista del taglio musicale che dal punto di vista visivo, del marketing se vogliamo. Ho già lavorato in varie modalità, anche molto diverse l'una dall'altra, con questo tipo di progetti, però l'idea non nasce da un'ossessione di voler fare qualcosa di partecipato a tutti i costi, è più una conseguenza spontanea del credere ciecamente in un'idea, quindi della creazione di una propria etichetta fasulla ma assolutamente credibile, una cosa inesistente nel momento in cui la concretizzi, per quanto assurda o sgangherata o con poco senso razionale, poi effettivamente diventa più reale del reale in qualche modo. Dipingere le copertine dei dischi fin dall'inizio per me è stato diciamo la soddisfazione di infrangere due divieti che mi hanno sempre annoiato, che uno è quello del non toccare la pittura, della sacralità dei dipinti che sono costosi, sono speciali, sono unici. E lo stesso discorso si applica ai dischi in vinile, quindi vanno sempre maneggiati con estrema cura per non scheggiarli, anche lo stesso fatto dello scratch che è abbastanza pericoloso, tra virgolette, è sempre relegato a DJ, comunque a professionisti. Carta bianca, un budget concreto per la produzione, fiducia nella
artista e nelle sue idee. Sono tutte cose abbastanza scontate, ma non è così scontato trovarle sempre in modo così diretto e concreto come perlomeno io le ho trovate qua. Non mi sento di caricare di altre responsabilità lo spazio. Secondo me poi le responsabilità stanno all'artista, nel senso qui c'è già la situazione ideale perché l'artista possa fare al meglio quello che vuole.